Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo un focus su HTC One Mini e nella specifica sulla tecnologia Miracast, quindi vedremo come si comporta One Mini alle prese con il wireless mirroring su una TV ad alta definizione. Ovviamente non sto qui a rispiegare le caratteristiche del dongle di Asus, per quello c'è la videocensione fatta già a dicembre. L'obiettivo, diciamo, di questo focus è semplicemente vedere come si comporta proprio One Mini con la tecnologia Miracast in generale. Ed eccoci qui con One Mini al test Miracast. Andiamo immediatamente a connetterlo al dongle di Asus. Andiamo qui su uscita media, vedete come in qualche attimo lui rileverà appunto il dongle. Dopodiché possiamo proprio accoppiarlo col dongle stesso. Ecco qui, prende tempo qualche secondo, siamo già connessi in modalità appunto mirroring wireless, quindi stiamo facendo HDMI mirroring con la nostra TV senza fili. Faccio notare subito come la fluidità è piuttosto buona, io comunque ho settato la TV in modalità gioco in modo da ridurre al minimo i lag, comunque si comporta piuttosto bene, la fluidità è buona, ripeto, non ci sono lag di sorta, a me non quasi mai. Non supporta la modalità landscape, questa purtroppo è una scelta che Google ha fatto per i dispositivi Android 4.3 o successivi. Praticamente sui dispositivi smartphone abbiamo soltanto la home in modalità portrait, però se utilizzate in realtà, mi pare, un launcher alternativo, riuscirete comunque a ruotare all'interno delle schermate oppure delle varie applicazioni, si predispone tranquillamente in modalità landscape. Detto questo, cosa possiamo fare con Miracast? Ovviamente possiamo fare un po' di tutto, quindi sia giocherellare all'interno del nostro sistema, quindi sulla home, sia magari, che so, scaricare un'applicazione dal market, acquistare un'applicazione, scaricarla, oppure andare all'interno della nostra galleria e guardare foto da far vedere, che so, a amici e parenti. Idem per i video. Anche qui mi pare che tutto è piuttosto fluido, anche il pinch zoom è reattivo, quindi comunque One Mini pare che si comporta piuttosto bene. Possiamo ovviamente navigare sul web, quindi scorrere, quindi consultare le pagine internet. Anche qui lo zoom è piuttosto reattivo, la rotazione anche, doppio tap. Ovviamente poi eventuali lag che ci possono essere, che possono capitare, sono più dovuti alla tecnologia Miracast in sé piuttosto che al dispositivo. Questo perché proprio la tecnologia Miracast abbiamo visto che è ancora abbastanza giovane, quindi necessita di miglioramenti. Ovviamente possiamo anche giocare. Ora non vedete come giocherò perché purtroppo sono in una posizione un pochino ridicola per poter riuscire a giocare decentemente, però è giusto per far vedere che volendo si può anche giocare là un po'. Pazientiamo un attimo. Facciamo una gara veloce. Ecco qui, vedete? Yeah.
usciamo. Comunque, insomma, questa era la tecnologia mirror. Sapete come è possibile anche divertirsi un po', magari giocando ai giochi piuttosto immediati. Non ci sono lag di sorta, ripeto, tutto sta nel settare intanto la TV in modalità gioco, dopodiché comunque l'esperienza mirror è piuttosto buona, anche su HTC One Mini, che magari non è lo smartphone più potente attualmente sul mercato, ce ne sono di molto più potenti, però si comporta in maniera più che egregia, anzi, bene o male si comporta come Nexus 4, Nexus 5, cioè non ho trovato troppe differenze. Quelle poche volte in cui ci sono dei lag, comunque qualche volta va un po' in panne, e ripeto, dovuto più alla tecnologia mirror. Comunque, insomma, questo HTC One Mini si ben comporta.